infatti lo chiedi. Venuto trova che il Cittanova non abbia fatto grandi cose, zitto e felice come fosse Pasqua, e con lui tutto lo staff. È la classica gara da 1-0 a chi prima l'insacca. Azioni sì, ma cadenzate, non brillanti, non pericolosissime, ma degne di nota perché fritto di impegno. In apertura tre palle inattive per il Messina, la migliore, quella all'undicesimo, che epiloga con la spizzicata di Colombino. Quando tocca alla Cittanovese è il 20esimo e poi Paviglianiti seguita entrando in aria e reclamando una massima punizione. 4 minuti più tardi il traversone di Sapone e al 30esimo ancora Cittanovese, cavalcata di Paviglianiti, palla suggerita al centro a mezza altezza per Postorino che manca di goniometro. Al 32esimo rischia il Cittanova su una palla carambolata in aria, spazza puntuale Taverniti. E si passa al 41esimo quando De Zai per il Messina prova a stupire con effetti d'esterno. Ma al 43esimo esterno secco, 7-11-2 per la rete del vantaggio di Lavilla. Come va bene, 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 ma non benissimo. La ripresa è storia di tattica, con Bonadio a rinfrescare la fascia destra d'azione messinese, concludendo dai 16.50 al 13esimo o a Palombella su punizione al 22esimo. Insomma, tutti composti e senza colpi di scena, un calcio fiore all'occhiello per questa Serie D dello Stretto. Mister, vittoria meritata, squadra che non aveva bisogno di correzioni perché finora ha sempre portato a termine delle belle prestazioni, però squadra che oggi era il riflesso della tranquillità di un tecnico che tranne Ramiro aveva tutta la rosa a disposizione finalmente. Sì, e questa era una nota lieta prima della partita. È ovvio che quando si affronta il Messina sei sempre preoccupato perché il valore dei singoli e il blasone che porta dietro ti crea preoccupazioni, però io ero tranquillo perché avevo, come hai detto precisamente tu, avevo recuperato un po' tutti i calciatori e avevo visto in settimana che c'era anche la competizione tra di loro, cosa che nelle prime due giornate per motivi contingenti non c'è stata. Oggi si sono visti i frutti e, come è corretto che sia, come sono andati male gli episodi nelle altre due partite, questa volta ci hanno sorriso, oppure siamo stati abili noi in questa occasione a portarli dalla parte nostra, e quindi credo che alla fine con sofferenza, con abnegazione abbiamo portato a casa una vittoria storica. Era un 3-4-3 che non ha sofferto davanti al Messina e poi velatamente ha provato a chiudersi con un 4-3-3 dopo il gol, facendo leva su quel Paviglianiti che ha fatto un gran bel lavoro. Sì, i due esterni hanno fatto un gran lavoro. Io ero partito col 3-4-3 perché nelle altre due partite ci siamo un po' snaturati per ovvie motivazioni in riferimento a qualche assenza. Io credo che quando tu hai certezza devi continuare al di là dell'avversario a riproporre quelle cose. Noi l'abbiamo fatto e i ragazzi si sono dimostrati molto più sciolti. Ovviamente nella seconda parte loro hanno inserito, addirittura c'è un momento che hanno giocato gli ultimi 15 minuti col 4-2-4 e allora abbiamo dovuto cambiare qualcosa, ma i ragazzi sono stati abili ad adattarsi immediatamente a questa variazione e alla fine anche nei minuti finali non c'è stata un'eccessiva sofferenza come era ovvio che ci dovesse essere. E infine sacrifica De Marco, questo splendido esterno d'attacco con il fiuto del gol, perché non era in previsione, perché avrebbe scomposto qualche modulo organizzativo, perché cos'altro? No, De Marco è arrivato diciamo più tardi da noi, è da solo 10 giorni che è qui da noi, scontava tra l'altro la giornata di squalifica la volta scorsa e ha anche un fastidio al tendine, ma se l'ho scelto è perché sono certo che ci porterà dei punti pesanti durante la stagione, perché come lei ben conosce le caratteristiche ormai di tutti i calciatori, concordo che uno che è in grado di spaccare le partite quando è nello stato ottimale di forma. Mister, proviamo a capire che c'è bisogno, se c'è bisogno adesso che è arrivato finalmente un DS di intervenire sul mercato e se è vero che ci sono dei giovani in prova tra cui Amendola, Rosato. No, intanto per i giovani in prova bisogna parlare con il direttore. Questa settimana c'era qualcuno, così come è stato da parecchio tempo. Purtroppo il fatto di essere partiti in ritardo non ci ha permesso di reperire sul mercato quei giovani under che potessero essere utilizzati dalla nostra squadra. Siamo rimasti un po' impantanati con gli under che avevamo nell'organico e che grazie a Dio abbiamo.
e che comunque non ci permettono mai di utilizzare tutti gli over nello stesso momento, e quindi questo sicuramente ci ha penalizzato oltremodo nello schieramento delle formazioni in queste tre partite. Però per quanto riguarda il mercato, ci penserà sicuramente il DS Ferrigno a rinforzare questo organico, che sicuramente ha bisogno di rinforzi, ma ciò non toglie che non ci aspettavamo sicuramente una partenza così deludente.